Buonasera. Il mio più cordiale benvenuto a tutti voi per questo incontro che sarà il primo di una serie dove ricorderemo canzoni e argomenti delle canzoni, il mondo della canzone, degli anni difficili della nostra storia, cioè gli anni 30 e 40. Assistiamo a un processo di modernizzazione in questo momento, cioè praticamente si abbandona quello che era il filone melodico tradizionale più vicino alla musica napoletana, come per esempio... Si abbandona anche l'affascinante mondo del tabaret che stava piano piano finendo e si arriva a una maggiore acquisizione lenta ma costante della musica americana e di qualche tipo di jazz. Bene, c'è un artista che nella sua lunga carriera ha assommato tutta questa serie di esperienze e di evoluzioni. Beh, le canzoni del suo repertorio vanno da brani del tabaret appunto fino a canzoni dell'ultimo dopoguerra e oltre, ed è Millie, un artista completa senz'altro, un artista che è stata interprete di operette come Il Cavallino Bianco di Schwartz, è stata cantante di cabaret, ebbe grande successo allo Sherazade di Parigi e al Rainbow Room e anche al Blue Angel di Broadway, e la vediamo interprete di film insieme al giovane De Sica in Tempo Massimo e Amo Te Sola, e poi anche attrice di rivista con Remigio Paone nel Quo Vadis. Ma chi la rivelò in pieno, Millie, fu Strehler. Opera da tre soldi che alla fine degli anni 40, ai primi degli anni 50, con Strehler Millie mise in scena. È il personaggio di Jenny delle Spelonche, quello che Strehler ha scavato dentro Millie, una pietra miliare della storia del teatro, un personaggio col quale tutte le attrici hanno dovuto fare i conti poi dovendo interpretare questa pièce teatrale. E, dopo ci fu la consacrazione della televisione, la consacrazione da parte del mondo discografico, e c'è una canzone particolarmente interessante, quasi prevede la scomparsa di un mondo che stava andando via, e il brano è Addio Tabarèn. Ascoltiamo la colonna originale di oggi, che sarà una costante dei nostri incontri, e interpretata la canzone appunto da Millie, si chiama Ram Pam Pam. Ascoltiamo con attenzione questa voce di Millie, che molti delle nuove generazioni non riconosceranno, perché è una voce in falsetto, che era tipica della fine degli anni 20, dove appunto quando fu scritta questa canzone. Ascoltiamo. Al giorno d'oggi per le donne è un maledetto affare, che cosa?
da combinare per l'uomo a calafiare, ed ogni donna disperata piangerà perché non sa che fare per tirarlo a sé. Un piccolo rampambam, più seducenti fa, qualsivoglia età, come le todi. Rampambam, col piccolo rampambam, ognuno prender può il cuor per un piaiò, ma quel per te giocare, per dominare l'affare che mai si fa, si fa, si fa. Un piccolo rampambam, e l'uomo si prenderà di sa col rampambam. Può parlare meglio di Millì se non un suo collaboratore strettissimo, nonché fratello. Abbiamo qui con noi Toto Mignone. Ciao Toto. Ciao. Ho parlato prima di collaboratore e poi di fratello perché voi avete fatto un trio, i tre fratelli Mignone, che era Millì, Mitì e Toto. Sì. E avete avuto un grande successo negli anni 20 e 30. Beh sì, noi veniamo dalla gavetta. Uh-huh. Poi adagio adagio abbiamo cominciato col varietà, poi con la rivista. Il Cavallino Bianco è... Cavallino Bianco è nel 31, già. Sì, Millì faceva Otiglia, io facevo Sigismondo. E poi tante altre cose, Zabum. Ma mi ricordo il Parco Michelotti, che veniva tutte le sere quasi, l'allora principe, il re Umberto. E si metteva in un palco di proscenio con dei suoi aiutanti, Wendy Smoke, Wayne Frack, e canterellava il finale della canzone molto volentieri. E mi ricordo che un giorno, noi eravamo qui a Torino, vedo arrivare a casa nostra un signore in divisa con dei gambali di fuori. E se c'è la signorina, se guardi Sua Altezza, vorrebbe, non so, invitarla a un giro, una passeggiata. E così veniva tutte le sere. Mi ricordo che qua al Verdi, in una serata d'onore, di Millì c'era una corbeille, un cuore di rose con un bel anello. E allora, visto che tu hai fatto questa piccola apertura nella privacy di Millì, sì, ma di Cesare Pavese possiamo dire qualcosa? Beh sì, nostra madre era piuttosto severa, sì, piuttosto dura, no? E controllava tutta la corrispondenza e io gliela leggevo e un giorno arriva una lettera e dice, leggila un po', sì. Ma chi ha lei lì? Pavese, morta a pump, cianca, niente. Poi Millì ha saputo però di queste lettere strappate. Sì, un po' le è dispiaciuto, un po' ci ha fatto una risata. Quindi con questo trio siamo arrivati a ridosso degli anni 30-35, sì, quando poi Millì partì per l'America o per Parigi? Prima, no, per Parigi, al Sherazade. Sì. E poi invece una sera è venuto un impresario americano, uh-huh, e le ha proposto, dice, senta, io le do $500, il biglietto sul piroscafo d'andata e ritorno, lei mi debutta al Rainbow Room, se ha successo sta, se no si riprende lì. Un tentativo a spese del è rimasta lì 10 anni. Andava e veniva, non è che era rimase ferma? No, è rimasta ferma, sempre lì. Poi è venuta la guerra, è rimasta bloccata lì. Ho capito. Poi è venuta e tornata nel 46, 47. E fece qualche rivista che non ebbe grosso successo, insomma, no, dei tentativi di rientrare nel mondo dello Covadis con Pavone, poi ha fatto anche Rosso e Nero con la Galli e Via Risio. Uh-huh. Poi ha fatto delle Santarellina con Rimoldi e Siletti, ma insomma, no, si è fermata. Poi la grande consacrazione avviene con Strehler. Sì. Con Strehler è stata importante anche perché mi raccontavi della la voce di Millì, che noi abbiamo sentito la colonna originale, questa voce in falsetto, ma la vera voce che tutti noi, insomma, giovani, diciamo, conosciamo è quella che fu scavata proprio da Strehler. Senti. La prova generale. Millì cantava sta canzone di Muritato, oppure Geni delle Spelonche, e Strehler a un certo punto, no, non devi cantare così, guarda che devi avere della gente, non c'hai della gente, c'hai nessuno, devi urlare, gridare.
E allora si è messo a urlare e qualche cosa si è rotta. Purtroppo, Toto, il tempo a nostra disposizione è terminato e leggiamo la nostra curiosità d'epoca. È l'ora della bicicletta, macchina che livella i gradi sociali, tempra i muscoli, il cuore, apre la mente ed eleva lo spirito. Questo nella stampa sera del 39, quando si dice la retorica. Bene, ringraziamo Toto Mignone e arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci.